Buongiorno. Eccoci qua, la decontaminazione. Ci prepariamo per andare a fare l'igiene al marito della signora. Ci prepariamo per evitare di portare qualunque contaminazione. Oppla. È un'impresa ogni mattina. Non riesco neanche ad aprirle. Ecco, le scarpe, per evitare ogni volta di toglierle e di metterle. E il camice. No. Buongiorno. Come va? Abbastanza bene. Buongiorno. Ci prepariamo? Ci laviamo e ci alziamo, va bene? Ok, grazie. Allora, facciamo un massaggino. Ok. Oh. Ok. Tira, fino a tutto il pedalino. Tutto sul pedalino, ok. E no. Molla. Ok. Peccato che non possiamo uscire. Verranno tempi migliori. Adesso, vediamo. È vero, ci pettiniamo così. Certo, ci vorrebbe il barbiere, però... Speriamo che da qui a fra un po'. Penso che. Eh? Con il lungo c'è un maiore, mi sa, manco qua noi. Ma il coronavirus in Italia non c'è manco mai stato, però. No, manco quando stavo all'ospedale. Vabbè. È venuto con pazienza. Me. Nessuno spazio sui giornali e telegiornali, invisibili come le persone di cui ci prendiamo cura, attivi senza pose per le foto, senza numeri verdi per avere beneficenza. Sovviene, eterno, e le morti, le stagioni. E la presente e viva e il suon di lei, così da questa immensità si anneca il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Fabio Micaroni, il presidente della cooperativa sociale Al Parco. La cooperativa sociale nasce a Roma nel quartiere di Monteverde negli anni 70 sull'onda della riforma basagliana dell'antipsichiatria inglese e di psichiatria democratica qui in Italia. La cooperativa ha gestito nel tempo una serie di servizi principalmente nel comune di Roma. In cosa consisteva fino a circa un mese e mezzo fa il mio lavoro? Il centro apriva alle 8 di mattina, orario in cui i ragazzi cominciavano ad arrivare con un servizio di trasporti messo a disposizione dalla ASL oppure con il proprio mezzo privato. I ragazzi venivano accolti, si preparavano per la colazione che in parte si svolgeva all'interno della struttura e in parte, laddove possibile, presso il bar interno al parco dove è collocato il nostro centro. Questo era un momento molto importante perché permetteva ai ragazzi di sperimentarsi in autonomia nella gestione dei soldi e anche nella relazione con il mondo esterno in modo comunque protetto.
Finita questa prima fase, si avviavano i laboratori che andavano dalla musicoterapia al restauro, alle attività manuali, alle attività motorie, alla pittura, al sostegno psicologico di gruppo. Altro momento molto importante era poi il pranzo che si svolgeva nella sala mensa, in cui si continuava comunque a lavorare per mantenere o, se possibile, potenziare le autonomie individuali. Dopo il pranzo poi si tornava nei laboratori per il riordino e si stimolava lo scambio verbale tra gli utenti in attesa dell'arrivo dei pulmini per tornare ciascuno nelle proprie abitazioni oppure nelle strutture residenziali qualora fossero inseriti in una casa famiglia. Da marzo, con la diffusione del virus Covid-19, io e i miei colleghi ci siamo trovati di fronte alla difficoltà di dover modulare i nostri interventi in maniera del tutto nuova e in assenza di precedenti. Chi lavora, chi conosce, chi vive la disabilità può facilmente comprendere il senso di smarrimento nel dover intervenire nel rispetto delle misure di prevenzione e di contrasto al contagio del virus. Oggi con la mia utente faremo degli esercizi mirati al miglioramento delle competenze motorie. L'obiettivo del primo esercizio è di inserire correttamente le tessere del puzzle nell'apposito spazio. Le porgo le tessere già nel verso giusto, come potete vedere, per facilitarla e per farle prendere confidenza con le forme al fine di portarla con il tempo ad inserirle in piena autonomia. Siamo consapevoli che la sfida per noi educatori è molto elevata. Come fare a rendere efficace la relazione educativa anche in situazioni in cui, dove per proteggere noi stessi e gli altri, dobbiamo essere distanti o addirittura dobbiamo usare dei dispositivi di protezione individuale che non favoriscono la relazione educativa stessa? Guarda Iaio oggi com'è rilassato! Ieri era tutto pimpante, oggi è più rilassatino. Ciao Iaio! Ciao tesoro! Sì, poi ho fatto un bel bagno quando ci siamo salutate. Ah! Lo vedi quanto è bello? Bellissimo, veramente. Io poi lo trovo tanto cresciuto, non lo so se è una cosa che sembra a me perché è tanto che non lo vedo dal vivo. Sin dall'inizio della crisi sanitaria, la cooperazione sociale, pensiamo all'assistenza domiciliare o alle strutture residenziali, per quanto invisibile nei media, è stata protagonista nel dare risposte a problematiche importanti, a volte legate alla mera sussistenza della popolazione fragile. Non è stato facile all'inizio, si doveva decidere in fretta, si doveva ostentare sicurezza con i lavoratori completamente disorientati, ma la confusione era totale. Si susseguivano decreti governativi, disposizioni regionali, comunali, municipali, il tutto doveva essere armonizzato con la nostra specifica realtà. I dispositivi sono poi arrivati, per quanto in numero limitato, quindi si è dovuto scegliere da quali utenti andare. Sono stati scelti quelli che vivevano in assoluta solitudine questa drammatica partita. I più fragili tra i fragili, i meno autosufficienti. Buonasera, sono Domenico Marino, operatore sociosanitario della cooperativa Al Parco. Siamo qui con Bruno, nostro utente, per garantirgli l'assistenza domiciliare nonostante il problema del coronavirus. Infatti Bruno non può essere lasciato solo perché ha bisogno di assistenza e di aiuto, sia per la cura dell'igiene personale, aiuto nella somministrazione dei pasti e movimentazione.
bene, brutto. No. Dai. Abbiamo fatto, ci trasferiamo. Ma male, Bru? Ma come, dai? Dal 13 marzo, giorno dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio, per cui abbiamo dovuto chiudere il servizio semiresidenziale, abbiamo comunque attivato tutta una serie di prestazioni di sostegno e di monitoraggio a distanza per continuare a mantenere un contatto attivo tra noi, i nostri utenti e le loro famiglie. Ti ho messo mercoledì pomeriggio e venerdì pomeriggio alle 15, tutte e due le volte con Chiara. E poi vediamo, insomma, facciamo così. Va bene? Un bacione grande, buona Pasqua ragazzi, vi abbraccio tutti tanto. Ciao! Questo è un venerdì come tanti, come tutti i nostri venerdì. Il venerdì è giorno di turni, quindi è il giorno in cui si chiamano gli utenti, se ci sono eventuali cambiamenti, oppure si chiamano per sapere se hanno delle necessità diverse dai turni standard. Certo, in questo periodo si chiamano di più. Li sentiamo non solo il venerdì, li sentiamo anche durante il resto della settimana, perché soprattutto per chi non ha richiesto l'assistenza diretta perché ha paura, giustamente, di avere degli estranei in casa o di far uscire il proprio caro, in quel caso a maggior ragione noi abbiamo intensificato il monitoraggio telefonico. Io questa mattina sono uscita, sono andata pure in cooperativa, e che dovevo prendere dei documenti per chi ci stava? C'erano solo Alessandra e Fabio, solo il presidente e Alessandra, perché non ci può stare più nessuno, no? Per questo fatto del coronavirus. E poi dalla settimana prossima ricomincio a lavorare, quindi sono andata a prendere delle cose che mi servivano per il lavoro. Abbiamo attivato telefonate, videochiamate, dirette Facebook, video informative dei nostri medici e del nostro fisioterapista postati sulla pagina della cooperativa. Abbiamo attivato un numero di reperibilità direttamente con la psicologa del servizio e, laddove sono emerse criticità, anche prestazioni a domicilio dopo averle concordate con l'ASL di riferimento. Che previsioni ci avete per ricominciare? Che dici? Secondo te quando... tra un mese, 15 giorni, boh. Ma guarda Nicoletta, non saprei che dirti, perché qui voi l'avete ascoltato Conte l'altra sera che ha parlato? Sì, beh, sì, loro fino al 13. Fino al 13, però lui poi ha detto, il 13 è una data così, che loro ti danno così, però non è che ti danno certezza che le cose ricominciano. In verità l'assistenza non è bloccata, nel senso che se tu vuoi... tu dalla settimana prossima anche la puoi richiedere l'assistenza. Io vorrei pure tanto l'aiuto in casa per pulire, però io non lo sto facendo venire, Giunella. Esatto, e questo ce l'eravamo già detti, appunto perché è tutto così sospeso, no? Sicuramente questo cambiamento dato da questo periodo di lockdown mi ha permesso di arricchire la mia esperienza professionale, di arricchire il mio bagaglio personale, il mio bagaglio culturale, fornendomi tutti quelli che sono gli strumenti aggiuntivi e necessari da utilizzare durante i miei futuri interventi educativi. Bam, bam, bam. Oh, bene. Non mi sei alza! Non mi sei alza! Non mi sei alza! Non mi sei alza!
Ok. Rettangolo? Bravissimo. Devo dire che queste nuove modalità di lavoro sono state apprezzate dall'utenza e hanno stimolato la creatività del nostro personale, che è riuscito a catturare l'attenzione di un'utenza difficile, che a sua volta è risultata essere più flessibile e plastica di quanto credevamo. Buongiorno, oggi ci occupiamo della seconda autocostura del metodo Mézières, che è un'autocostura che serve quando ci sono dolori acuti della schiena, quando vi è una lombalgia acuta. È un metodo naturale per far passare la lombalgia. Allora, prima cominciamo con la respirazione, portando le braccia verso l'alto e poi mettendole verso il basso. Prima autopostura, il saluto. Portiamo la parte, l'aria nella parte bassa dei polmoni, l'albero, parte media, e poi l'aquila. Di che parlano le ultime lettere di Jacopo? Che Jacopo ha tanti nemici, quindi scappa. Quindi Teresa sta male di vederlo morto, quindi è meglio che leggono una bella lettera, lunga, se Teresa e Jacopo, quindi si scrivono le lettere, una lettera. E questo allevia un po' il dolore di Jacopo, sì. E che c'è scritto in questa lettera? Di com'è bella Teresa. Di com'è bella Teresa, sì. Esatto. Quello che mi preoccupa è la sospensione del diritto allo studio, che si è concretizzata per le fasce di popolazioni più deboli. Parlo dei disabili che quotidianamente assistiamo nei domiciliari e che si sono ritrovati completamente esclusi dalla didattica a distanza. Quello che mi preoccupa sono gli operatori sanitari. Parlo quindi del diritto allo studio, del diritto al lavoro, del diritto alla cura. La contrazione del lavoro comporterà ovviamente una ricaduta economica che ci preoccupa molto. In questo momento stiamo valutando l'attivazione degli ammortizzatori sociali e speriamo di riuscire a coprogettare con la committenza pubblica una nuova modalità di gestione dei servizi che possa essere utile dal punto di vista dell'utenza e che possa permetterci di mantenere il lavoro dei nostri soci e di tutti i nostri lavoratori. Allora, il lavoro dell'assistenza domiciliare, per quanto mi riguarda, è sempre stato un lavoro di équipe, un grosso lavoro di équipe. Io sto, diciamo, dall'altra parte della scrivania in qualche modo, ma anche no, nel senso che mi piace anche molto avere a che fare con gli utenti, quindi andare a fare le domiciliari e quindi avere quasi un ruolo operativo. Questo lavoro non esisterebbe, non mi sarebbe reso così facile se non ci fossero gli operatori. In questo periodo sono stati fondamentali. Sono fondamentali perché hanno veramente il polso della situazione, sono fondamentali perché sono quelli che sono stati più vicini anche al di fuori del loro orario di lavoro, anche al di fuori dei turni, sono stati presenti telefonicamente, fisicamente, anche solo citofonando e chiedendo come va, oppure da una porta all'altra, per poter anche far parlare gli utenti che si conoscono fra di loro. Hanno creato una rete enorme di sostegno e anche di non solo di sostegno reale, appunto, per le necessità primarie, ma anche di sostegno morale. Marta vorrebbe diventare famosa. Famosa in un gruppo musicale, però il primo documentario sarà su tutto il gruppo e il secondo sarà più su di me, la mia vita, come ho vissuto la mia carriera musicale. E qual è il tuo strumento preferito? La chitarra. La chitarra.
Sì, perché la chitarra mi rappresenta, è proprio il mio strumento, perché in pratica nella mia famiglia, dalla parte di mio padre, tutti suonano la chitarra, un pezzo un po' più profondo che si chiama Non cedere mai, ed è dedicato a tutti quelli che stanno passando un periodo difficile o che anche i barrao si trovano in una situazione difficile e sì, questo pezzo in pratica il messaggio di questo pezzo è non cedere mai, non arrenderti mai. C'è sempre speranza, c'è sempre speranza di... arrenderti, Marta? Cosa? A te capita di cedere, di arrenderti? Sì, mi capita, però dopo cosa? Reagisci? Sì, dopo mi ricordo che non devo arrendermi mai, per tutto io stessa, quindi... Il pezzo e quindi non mi arrendo mai, cioè cerco di non arrendermi mai. Come stanno i nostri ragazzi? Sono ragazzi abituati a stare fuori di casa anche per 8 ore e poi magari avere anche l'assistenza domiciliare il pomeriggio, e non è facile ritrovarsi chiusi in casa all'improvviso senza a volte riuscire a comprendere bene la motivazione per cui si debba stare in casa. Anche per le famiglie non è facile gestire ragazzi con patologie anche gravi e non sempre sono strutturate per farsi carico di un tale impegno. Basti pensare che abbiamo degli utenti che vivono da soli con un proprio genitore ultra ottantenne magari. Sì. Senti, ma ogni tanto esci sul balcone a prendere un po' d'aria? Un po' di sole sul balcone, ci vai? Sì. Bravo. Perché non è che puoi stare sempre... chiuso dentro, certo, un pochino pure sul balcone. Allora, sei pronto? Ok. 25 per 5. Uguale. Quali sono le unità? Sopra 5. Le decine? Ok. Che giro abbiamo fatto oggi, Marina? Via di Romani, Piazza Cerimontana, Piazza Militare, Piazza della Navicella. Abbiamo fatto la Navicella, Via Russo, Piazza del Pompilio, Via della Medica Calle e Via di Valle delle Camene. E dove stiamo adesso? Qui a Via di Valle delle Camene, la chiesa consacrata, vicino Viale delle Terme di Caracalla. Bravissima, e per tornare che strada facciamo, hai detto? Via delle Terme di Caracalla, poi Via San Gregorio, Via Cielo Vibenda, Colosseo e Colle Oppio. Ciao. No, di qualcosa Marina, se li vuoi salutare, dopo ti vedono, dopo lo metto in rete e ti vedono. Dai, saluta tutti quelli che vuoi. Chi saluti? Quelli di San Basilio. E poi? Barbara e Tiziano Raimondi. E tutti gli amici? Sì. Un bacio. Però non mi piace questo stile di vita, mi manca la scuola, cioè sì, mi manca la routine quotidiana, mi mancano pure gli amici, mi manca uscire. Andare a fare una passeggiata a villa? Sì, quella. Ho cambiato il contesto lavorativo. Prima uscivo, facevo utilizzare i miei ragazzi i mezzi pubblici di trasporto, facevamo una passeggiata sul territorio, facevamo una merenda. Tutto questo favoriva e sviluppava la loro autonomia. Ora stiamo lavorando in casa. In casa si possono fare moltissime attività che favoriscono l'autonomia dei ragazzi, come ad esempio il laboratorio di musica, il laboratorio di cucina, il laboratorio di danza, movimento, terapia.
e anche tutte quelle tecniche di terapia ABA che aiutano a rendere i ragazzi autistici più autonomi. Quest'estate esco da sola e mi faccio le cose belle. Ad esempio? Andare al Brookingo. Poi? Andare a prendere il gelato. A che gusto? Solo Nutella. Solo Nutella? Si può cambiare, si può superare la paura. Tutti noi abbiamo paura e abbiamo il diritto di superare questa emozione primaria che è la paura. Nessuno va lasciato solo nel momento del bisogno perché si ha paura. Moltissimi utenti che chiamano me o soprattutto gli operatori di riferimento anche solo per sfogarsi, per raccontare le loro paure, per raccontare cosa hanno mangiato, per dire che hanno finito tutte le scorte e quindi hanno bisogno di aiuto, per qualsiasi motivo, e loro ci sono sempre stati, loro ci sono sempre e sono sempre pronti a segnalare dove ci sono dei problemi gravi e hanno l'attenzione di capire dove e come intervenire. Buongiorno, siamo della cooperativa Al Parco e stiamo portando dei pacchi di viveri per le famiglie più bisognose del quartiere del municipio 11. Ora siamo a Corviale e stiamo andando dalla signora Vita a darle questi viveri. Vita! Ciao Vita! Salve! Buongiorno! Buongiorno! Come stai? Buongiorno! Oddio! Buongiorno! Ti abbiamo portato il pacco! Ah. Sei contenta? Dai, te lo poggio qui! Come stai? Come stai? Mi riconosci? Sì! Ah, senza mascherina mi riconosci! Pure con la mascherina! Pure con la mascherina? Sì, Alessia! Brava! Sì, sono rimbambita. Ma no, che è questione di rimbambita, lo so che tu dormi a quest'ora. Ascolta Ciccia, qua ci dovrebbe stare un po' di roba, io non lo so che cosa c'è dentro. Comunque dovrebbe esserci pasta, credo, farina, olio, qualcosa così, insomma, cose per mangiare. Ma che c'è, la Croce Rossa? Che... No, io so della cooperativa, quella che ti manda Tommasina. Sì, e questa roba l'ha mandata il comune? No. Lopetuso, il municipio? Si mangia una volta all'anno. Se mangia una volta all'anno, che vuoi fare? Se in questo video viene la tua faccia, ti va bene oppure la devo fare? Frega, te frega niente, la faccia più o meno, appunto, magari diventi pure famosa. Sì, ho 82 anni e divento famosa. Ciao, ciao tesoro mio, te bacerei tanto volentieri, ma non posso. No. Qual è la prospettiva? È poco credibile l'idea di riproporre una situazione come quella precedente al 13 marzo. Le famiglie da parte loro sono molto preoccupate e caute nel far riprendere la frequenza al centro. Noi stiamo pensando a una serie di procedure, anche su indicazione della ASL, per tutelare sia i lavoratori che i pazienti e ridurre a zero il rischio. Azioni che vanno dalla misurazione della temperatura in entrata e in uscita a tutti, l'utilizzo di DP, dispositivi di protezione individuale, tenendo presente che non tutti gli utenti saranno in grado di tenere una mascherina per 6 ore. Sofì, che fai? Rispondi, che fai? Mi lavo le mani. Con il? Sapone. Dai il buon esempio, vero? Sì. Gli operatori e gli educatori, dopo un primo momento di confusione in relazione alla non conoscenza di quali regole si dovevano seguire per non infettarsi e non infettare, dopo un primo momento in cui si doveva decidere quali dispositivi di protezione individuali erano idonei, si sono assolutamente prodigati, direi con coraggio, per aiutare l'utenza. Quindi senza di loro non esisterebbe questo servizio. Che fai, Sofia, adesso? Il segreto. Perché mi è segreto? I'm doing it, doing it, doing it, doing it all for the thrill.